tema è quello della mobilità dei trasporti. Come li immaginiamo nei prossimi anni? Li immaginiamo secondo il trend che si sta progressivamente manifestando. C'è un tema di sostenibilità e la mobilità è toccata a più livelli. C'è un tema di sostenibilità sociale, cioè il fatto che i servizi ci siano accessibili e consentano alle persone, dovunque vivano, di poter avere accesso a servizi e opportunità. C'è un tema di mobilità che è sicuramente legato alla transizione ecologica e alla transizione energetica, e quindi tutto quanto sta accadendo in termini di soluzioni, di vettori energetici, di come far circolare i veicoli che devono circolare. E c'è un tema di innovazione tecnologica più profonda che porta poi alla, diciamo, alla guida autonoma sostanzialmente. Ora, tutto questo richiede, secondo noi, ovviamente di continuare gli investimenti in questa direzione, ma dall'altra parte anche di innovare in termini di modelli operativi, cioè ricostruire, ridefinire rispetto alla vita e agli orari della vita e rispetto all'organizzazione sociale il modo col quale ci si può muovere combinando, integrando il più possibile le diverse opportunità.